Sono io, Armando. Ho portato la spesa. Spero di aver preso tutto. Buon compleanno, mamma. Grazie. Di la verità. Te ne eri dimenticata, eh? Non mentire, non mentire. Ebbene sì, non ci avevo pensato. Sai che c'è? Oggi è un giorno di festa. Niente lavoro. Oggi resto. Ma che dici? Non dovevi. Ormai è deciso. Allora, vediamo cosa mi hai portato. No, no, giù le mani. La prendo io. Non sono mica invalida. Ti trovo bene? Il mal di testa ce l'hai ancora? Un pochino nel pomeriggio, verso le 3, le 4, ma meglio. E il respiro? Anche quello, meglio. Io lo dicevo che cambiare aria ti avrebbe fatto bene. Poi qui è un posto tranquillo. Stiamo in città, ma sembra di stare in campagna. Mia figlia, come sta? Non migliora. Stanotte ha avuto la febbre. Avrebbe voluto essere qui con noi, ma non è stato possibile. Ti prego, fammela vedere, soltanto per oggi. Te lo giuro, non te lo chiederò più. Flora, me lo chiedi tutte le volte. Calmati, non si può, non si può. Solamente uno sguardo. Non si può, Flora, calmati. Me l'ha detto lei. Non vuole. Come può una figlia essere così crudele? Ma no, credimi, non è così. È proprio perché ti ama che sopporta questo dolore che ha dentro. Adesso vai. Vai di là, giù a riposarti. Che oggi preparo tutto io. Ho una bella sorpresina. Si fatica, eh? Sarà che non sono più abituato. A casa pensa tutto mia moglie, altrimenti io perderei la testa. Meno male che c'è lei, il mio cardellino. Perdonami per come mi sono comportata, sono un'ingrata. Tu fai tante cose per me. Ma no, non è stato niente. Sei il mio secondo figlio, lo sai, vero? Quasi dimenticavo la lettera. Oh sì, davvero, dammela, fammela leggere. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Ma che fai? Dammela, che fai? Vuoi farmi morire? Riesco. Non posso continuare così. Lei è morta! È morta, lo capisci? È morta da 4 anni! Le lettere sono false. Le ho scritte io, tutte le notti, soffocando il mio cuore perché non gridasse. Questo l'ho fatto solo per te, povera pazza. Potevo lasciarti in quelle condizioni? No. Sarei stato solo un disgraziato senza anima. Ma ora è diverso. Ora sono sposato con un'altra donna. Un angelo. Pensa, ha accettato subito di sottoporsi a questa farsa. E io ridotto a fare la parte del marito geloso che imprigiona la moglie dentro casa e impedisce alla madre di vederla. Una bestia, un animale, così mi chiamano, e hanno ragione. Se solo riuscissi a tornare indietro a quel giorno d'estate, eravamo tutti nella sua camera. Sapevamo che le rimanevano poche ore ormai, ma non potevamo dirlo.
tu non avevi ceduto per 9 giorni. Poi chiuse gli occhi. Credevamo che avresti pianto. Invece, diventasti rigida, come una statua di sale. Terrorizzato, ti presi la mano. Era gelida. Ti portammo in soggiorno per farti sedere. E da lì non te ne andasti. 3 interminabili giorni. Al quarto, convinto di trovarti, venni a controllare. Ma non c'eri più. Ti ho cercato a lungo. Poi mi ricordai, verso la sera, quando c'era anche lei, uscivate sempre insieme per una passeggiata. Camminavi lungo la strada. Sapevo che avresti voluto raggiungerla. Quando ti fermai, provvisi che non ti avrei lasciato andare. Non sei cambiato, né cambierai mai, Armando. Tu sei malato. Probabilmente lo sei sempre stato. Ascoltami, noi non sapevamo, non volevamo capire. Ma lei era così innamorata di te e io volevo soltanto la sua felicità. Poi sono cominciati i sospetti, la diffidenza. Ero così ossessionato dal suo tradimento che non sopportava l'idea che lei potesse vedere altre persone senza di te. Era passato troppo tempo dall'ultima volta che l'avevo vista. Così decisi di riportarla a casa. Quando non ebbi più sue notizie, all'inizio non fui sorpresa. Era diventato normale. Ma dopo... Non mi facevi entrare. Dicevi che era malata, sudavi e non riuscivi a guardarmi. Alla fine hai ceduto. Tu stesso mi hai portato da lei. Era rinchiusa nella sua stanza, terrorizzata e indifesa. Nessuno doveva sapere, mi occupa io di tutto. Feci in modo che ti venissero a prendere il giorno dopo. Da me. Una casa di salute. Ci avevano assicurato che lì saresti migliorato. Non guarire, certo, ma migliorare sì. Non ho dimenticato nulla. E perché non l'hai riconosciuta quando sei uscito? Non era lei.
Ci hanno consigliato di assecondarti. Abbiamo fatto un secondo matrimonio. Non era lei. È la tua natura, puoi parlare solamente tu. Ma non dire che mia figlia è morta, io non sono pazza! Tilde!